Ciao a tutti, hi all, vi do vi do il benvenuto al seminario di Karambit, vieni indietro. You are welcome to this webinar. Questo è il primo webinar che facciamo a livello internazionale. This is the first international webinar. Dovevamo risolvere alcune problematiche. We will solve some problems about our organization. Uno era quello degli orari, perché hanno orari diversi. To have some hours that reach out some people from all over the world. E l'altro era la lingua, perché io parlo italiano. And the other problem is the language, is the Italian language that I saw that don't every person speaks about the Italian language. Comunque, adesso iniziamo con la presentazione. We are going to start about the presentation for this webinar. Il seminario è diviso in tre step. I organized this webinar in three steps. Da un'ora a uno, più o meno. Where every step is more or less 1 hour. E, tra uno step e l'altro. And every hour we are a coffee break to organize the about your question. Okay. E poi diciamo che se la prima parte alla fine faremo una piccola chiacchierata per avere se ci sono poi ulteriori. And at the end of the webinar we respond about your questions on air live, because during the webinar you can put into the Zoom chat your question if you don't understand some movements or some other things, and at the end of the first step, second step, or third step, We respond about your question, and we can have a review about your idea, your questions, if you don't understand anything. Tutto il webinar sarà, noi lo riprendiamo con una telecamera a parte. We record a webinar, so you can have this webinar, this video, after 1 or 2 weeks, almost, more or less. I send you the link about the video, so you can download it and you can review this video. Manderemo via mail il link un paio di settimane per massimo. Sì, sì. Ok, quindi nella prima parte del webinar farò una piccola presentazione di me e dell'arma che andiamo a studiare e dell'arte marziale che studiamo. At the beginning of this webinar there will be a presentation about the master and the weapons that he will use into the webinar. Presentation about the Karambit. Poi svilupperemo la base del maneggio dell'arma come base. We will use a gesture about Karambit. Nella seconda parte svilupperemo, cioè sempre nella prima parte svilupperemo le linee di taglio e gli angoli di attacco. In this step
We will see the cutting line and angle of attack about the karambit use. E dei passi base. And main steps that we will use in during this webinar about the karambit weapon and movement to use in right way the karambit. Nella seconda parte invece porteremo quello che abbiamo sviluppato nella prima parte nel combattimento contro un avversario disarmato, quindi una unità. In the second step we will review the first step and we will use the weapon against the opponent without karambit. Nella terza parte lo porteremo contro un avversario armato. And the first and the last step we will use karambit against opponent that have another karambit. Ok, cercheremo di fare un piccolo programma che abbia un inizio e una fine. So in this webinar we will cover all the components about karambit. The last steps with opponent with the weapon, in this case with karambit. In the second steps opponent without karambit, with only the hands. And in the first step we have a presentation about karambit and about the movements that I will use. Cercherò di dare degli spunti su cui loro possono poi continuare a lavorare e diciamo di creare anche creare degli allenamenti che loro possono eseguire anche da soli per poter continuare a... In every moment in this webinar I send you a tips about movement, about karambit use, that in this case with these tips we will use the karambit, and then you could use the karambit in your own movement after the webinar or other days. Ok, se c'è qualche domanda che vogliono fare prima che inizio la presentazione, possono già fare subito qualche domanda, così le domande mi servono anche per avere gli input di come vanno le cose. Now, if you have some question in this moment, you can send us your question on air. Okay. If you have some questions now, okay. Or you can write the question into the Zoom chat and at the end of the first hour we will respond about your question. Ok, allora mi presento, mi chiamo Eros e sono più o meno 30 anni che faccio arti marziali del sud-est asiatico. Let's go for the presentation about the master. Master's name is Eros Garberoglio, and he uses a martial art since 30 years. Southeast Asian martial arts. Ho iniziato a studiare con italiani, poi ho studiato con filippini e indonesiani. I studied with some people from all over the world, Italian people or South Asian people, Philippines and so on. Ho sviluppato
I created touring the academy about martial arts. E il nostro progetto è quello di far arrivare in più parti del mondo il nostro metodo, metodo. The academy goals is to reach out some people from all over the world. E le arti marziali che pratico come concetto di apprendimento partono dalle arti marziali, iniziano a studiare i principi delle arti marziali con le armi e poi lo portano a mani nude. The goal about this academy, the other goal, main goal about this academy is to start with weapon uses, so we can now we are going to use weapon about knife, carabine, and so on, and then we are going to use the movement without weapons, so only with the hands. Presentiamo un karamit. Now let's go to the karamit presentation. Karamit appartiene al settore delle armi da taglio. The karamit is a cut weapon. Tradizionalmente avevano delle forme ricurve, ma erano più grossi come armi. In the past, these weapons are more bigger than now. Hanno possono essere una lama, doppia lama, e avere delle punte sulla parte dell'impugnatura dell'occhiello. The carabine, you can see the carabine with the two cutting line and with other mini weapon into the circle. I carabini moderni sono fatti più piccoli, sono molto piccoli, hanno delle forme anche molto piccole perché vengono usati molto per questo tipo della difesa personale, quindi facili da mettere e da utilizzare, quindi hanno una forma molto. Now the carabine is very very little because you can use the carabine for personal defenses. È ottimo nella difesa corpo a corpo, nel combattimento corpo a corpo, appunto perché è un'arma corpo, quindi ha un grosso vantaggio nel combattimento corpo a corpo. Mentre sulla controlli a distanza più lunga perde un po' il vantaggio. It is a good weapon about it is a good weapon about body to body in a bit zone, a bit movement against the other weapons that we have to use into other movement and other things. Come anche una specifica delle arti marziali asiatiche. Karamiti is a specific weapon about Southeast Asian weapons. Ci sono delle armi generiche che sono quelle che hanno tutte le armi marziali, dalla lancia allo scudo, al bastone, alla spada, e delle armi specifiche. In the Southeast Asian or in other war zone, there are the weapon that we can use in
we can use in every action, in every movement. But the carabit is a specific weapon about Southwest Asian weapon. Le armi specifiche, specifica perché prende dalla danza delle mani del Sibat. This is a specific weapon that I developed with dancing hands. That is a specific movement in Sealand. Quindi chi non conosce la danza del mani, come if you don't know the dancing hands, sfrutterà parzialmente il potenziale dell'anima. You are going to use a partial movement for this weapon, the carabit weapon. E per questo sono tipo specifico dell'arte marziale del Sila. So for this case is a specific weapon for the Silat movement. Okay. E adesso per iniziare cominciamo a vedere come poter sviluppare la danza del mani per poi poter maneggiare meglio la. So, if you don't know the dancing hands, now we are going to see the dancing hands with the carabit weapon. Allora, tu traduci. Ora vediamo come iniziare. Allora, la pratica, come iniziare a sviluppare la danza delle mani. Let's go. Now we are going to see dancing hands. Allora, come prima cosa andiamo a sfregare le mani l'uno contro l'altro. Ok. E now, yes. Immaginiamo come quando ci laviamo le mani. Oh, imagine when you clean your hands. Possiamo tenere una mano ferma e girare l'altra. Rotate one hand. Inverto una mano, le mani, una sta ferma e l'altra si muove. Move just your own hand. In the first step the right hand and in the second step just only the left hand. Devono semplicemente, mentre muovono le mani, ascoltare tramite il tatto i passaggi, il contatto delle mani. Air your hands movement. Il movimento è più sul polso, il punto che muovono è il polso. L'appoggio del movimento, i gomiti, le spalle stanno rilassate e muovono solo dai polsi. Move your hands just without the movement, shoulder movement. Move just your hands. Ok, poi col dorso col palmo della mano vanno a sfiorare, vanno a passarlo nelle braccia, un po' con uno, un po' con l'altro. With the palm of your hand, all'esterno, all'interno, external and internal, shoulder and other arm. Ok, adesso usano gli avambracci. With your forearm. Just with your forearm. Un avambraccio, un braccio rimane fermo e l'altro si muove. Gira intorno, in un senso e nell'altro. Just one forearm.
You have to move just one forearm. Con l'altro braccio. With your other forearm. E poi con tutte e due le braccia che ruotano. And now with your two forearm. Adesso vanno fino alla spalla. Take your shoulder. Ok, se il movimento deve partire dal tronco. Ok, you have to air your movement into your chest. Ok, adesso ripartiamo dalle mani. Now we restart with your hand. E invece di strofinare lasciamo un piccolo spazio, è come se li vado a lo stesso movimento di prima, ma lascio un piccolo spazio. Same movement but without touch hands. Ok, adesso porto le mani a sfiorare senza toccare gli avambracci. The same case with your forearm, without touch the forearm. Okay. Il movimento parte sempre dal tronco. Ok, adesso prendo il carabit. Take your carabit. Posso usare un carabit o due carabit. Se uso un carabit passo da una mano, faccio un po' con la destra, un po' con la sinistra, se no se ne ho due lavoro con tutte e due. You can use one carabit or two carabit. If you use just one carabit, you can use it first with your right hand and then with your left hand. Ok, rifaccio lo stesso movimento come che facevo sulla... Restart the movement without touch your hand. Giro in un senso e nell'altro senso, cercando di non aprire i gomiti stanno chiusi e uso il corpo. Don't open your elbow. Your elbow is close to your bust. Allora, se i gomiti si aprono, se non uso il corpo, no, io se non muovo il corpo. If you don't use your body, you open, you automatically open your elbow. You have to use your body to keep your elbow close to your bust. Adesso io lo faccio sbagliato, così lo vedono. Now this is the wrong way. Dove il tronco rimane fermo e lavoro con le mani. Quindi in this case you use only your hands. This is a wrong way to use the movement. Questo è sbagliato. Adesso muovo dal tronco. Now you use your body. In questo modo il movimento è più piccolo. Il movimento del corpo è più piccolo e non apre i gomiti. In this case, with body movement, you don't open your elbow, but you use only your body, your movement body. Adesso vado. And this is the right way to use the carabit. Adesso porto l'arma fino al movimento fino al gomito. Quindi lavoro tra gomito e mano. Now you use your carabit from your hands to your elbow. L'altra mano lavora sull'altro avambraccio. So just your hand with carabit, use elbow and hand, and other hand
just works with your elbow. Nel primo, quando lavoro solo con questa parte qua, il movimento è nel polso. In the first case, you use your wrist, only your wrist, for the hand movement. E i miei gomiti e la mia spalla rimane ferma. And your elbow, your shoulder, don't move your elbow and your shoulder. Nel secondo, quando questa parte qua è il movimento che parte dal gomito. In the second case, the movement starts from your elbow. La spalla rimane ferma. And you don't move your shoulder. Si muove il gomito e il polso. Just move your elbow and your wrist. Okay. Il terzo lo vado con, uso tutto il braccio. In the third movement you have to use all your arm. From shoulder, sempre come to se elbow. Come se andassi a lo stesso principio, come se andassi a toccare le mani con le mani. The same idea that you have when you touch your arm with your hand, but you don't have touch and you just move your arm from shoulder. Porto, se ho solo un'arma, porto adesso karambit sull'altra mano. Now you use the karambit in the left hand. E lavoro con l'altra. And you have to work with your other hand. In this case the left hand. Shoulder, elbow and wrist. Ok. Questo è il principio da cui si sviluppa la danza delle mani, come se toccassi sempre il mio corpo. This is the se accarezzo il mio corpo, la mia main goal, la mia energia. About dancing hands. Ok. From here you can learn dancing hands. Dove anche a mano nuda vado now con lo stesso principio. Only with your hands, without karambit. The same movement. Okay. Anche con il lavoro del machete. Or other karambit also with machete. Same movement, shoulder, elbow and wrist. With machete. Okay. Show it very slowly. Can you repeat, please? No, without the machete, just hands. Ah, okay, no problem. No problem, non c'è la legge. No, era solo per farmi vedere. It's just an idea. With the dancing hands, you can use the dancing hands with karambit without weapons or with machete. It's just an idea. Con le armi corte, con le armi lunghe, tutte. With all your weapon that you can have. Allora, nell'utilizzo si può utilizzare, come abbiamo visto, o polso, o gomito, o spalla. We have seen that we can use wrist, elbow and shoulder. Okay.
l'utilizzo della spalla sono per il combattimento sulla lunga distanza, quindi tagliare per il massimo a lungo. If you use the shoulder, you hit your opponent in long distance. Okay. In this way. Sempre il movimento del corpo, spalla. Okay. The movement is torso, shoulder. Okay. L'utilizzo del gomito invece sulla media distanza. Now you use the elbow with the medium distance. Okay. L'utilizzo del polso è sulla corta distanza. If you use wrist, is a little distance from your opponent. This is an example with an opponent. Sulla lunga distanza. Long distance in this case. La spalla. I use the shoulder. Anche se arrivi col pugno. Spalla. Spalla. With your shoulder. The movement is with your shoulder. Sulla media distanza. In the medium distance. Against your opponent, you have to use only the elbow, no shoulder. Su corta distanza, polso. And at the end, you have to use wrist, only wrist, no elbow, no shoulder. Come con i pugni, lunga distanza, uso la spalla. It's like the fist. Okay. Corta distanza, uso il gomito. In the long distance you use the shoulder, in the medium distance you use elbow, and at the last distance, the little distance, you use the wrist, only the wrist. Sbagliare l'utilizzo del corpo vuol dire nella distanza sbagliata fa sì che non riesco a esprimere completamente il movimento. If you use a wrong part of your body, you have to use a wrong way to hit your opponent. Okay, quindi devo utilizzare tutte e tre le distanze. I have to learn to use the three distance. Adesso vediamo un esempio. Lunga distanza. First example is the long distance. Okay, mi avvicino. Media distanza. Medium distance. Corta distanza. Little distance against your opponent. 1, 2, 3. Ok. Ok. Il lavoro sulla danza non è schematico. You don't have any schema about dancing hands. Ma si creano delle piccole sequenze di movimento. In this case we will learn a little sequence, little movement sequence. Per poter studiare e coordinare il corpo. To coordinate your movement and to learn some information about your movement. Poi deve essere portata in maniera libera. And at the end, when you have some information about your movement, about the dancing movement, you can use this in the free way. Okay. Quindi loro possono lavorare creando delle piccole sequenze, tipo, adesso ne creiamo una. Now, let's go to create the first sequence. Okay. Vado a lavorare con tutto il... braccio. Work again with your arm. Dove vado a passare l'esterno della mano ad accarezzare l'esterno del braccio. You touch your arm with your hand, with the external part. Okay. E poi move your external part of your hand. E l'altra all'interno, quindi avrò uno. In the first case with the external part of your arm and then with the internal part with your arm.
In the first case, you have to use external part of your hand and external part of your arm. And the second movement is internal part of with your hand and internal part of your arm. Solo con la mano? Only with your hand. Just to use only your hands. External and internal part. Avambraccio. First with your hands, the second with your forearm. External and internal part. Tutto il braccio. And at the end all your arm. From shoulder to hand. Riproduco il movimento. This is the movement against an opponent. Primo movimento. The first movement. Secondo movimento. The second movement that you see. So in this case you use the external part of your hand uno. The first movement and the second movement. We will try again the movement about your hand. External part of your hand with external part of your forearm. Quello che possono fare loro nel loro allenamento. In the future movement, in the next days. E cominciare a fare un singolo movimento. You have to start with just a movement e collegarlo a un altro movimento and link your first movement with another movement, casual movement. E poi portarlo in applicazione. Quindi ogni movimento può avere una fase difensiva o offensiva. And every movement that you will learn has a defensive movement and attack movement. Okay. E quindi possono creare delle piccole sequenze da due massimo tre movimenti. And you can see and you can use a little sequence with two or three movement with your hands. Ok, ovviamente svilupparlo tutto ci va molto tempo. So, to develop all movement about dancing hands and all movement about karambit wants more time to learn. Loro possono sviluppare delle piccole sequenze. But you can develop a little sequence. Ma dargli un'applicazione, svilupparne l'applicazione su attacco di pugni. And you have an idea with your movement just like to hit or to punch your opponent. Fare dei video su quello. And then you can record your video with your movement. And you can send me your video about this movement so I can see it. Così li posso aiutare
sicuramente sviluppato. And I can help you to develop your movement in the right way. In base a quello che sviluppano loro, sulla base che loro mi danno. If you have an idea of your movement, you can send me this video and I help you to use your movement, your idea in the right way. Adesso andiamo a lavorare sullo sviluppo delle linee di taglio. Now we will start with the cutting line with the Karambit. Poi prenderemo quello che sviluppiamo nelle linee di taglio. And then we can use this cutting line with Karambit. E andremo a montarla sulla danza del mare. And this cutting line we will use it with the dancing hands. Okay. In maniera tale che andiamo a unire i lavori. I lavori si allenano separatamente, le cose si allenano in maniera separata. We divide the movement in the same way. E poi vengono uniti. And at the end we have an union of this movement, this idea. So I can use all movement for to hit your opponent. Okay. E adesso andremo a lavorare sulla base dell'asterisco. With the asterisk, quindi le linee dello online about asterisk, prendo come riferimento il mio corpo, ognuno prende il suo corpo come riferimento. Just like an idea, you have to image your body. Okay. E svilupperemo all'inizio l'impugnatura col Karambit. Pugnato questo che dico è fingerci. Ok. Oh, now we have to see the right way to use the Karambit. Allora, il Karambit può essere impugnato in questa maniera qua. In this way you use your finger into the Karambit. Alcuni che sono piccoli lo mettono qua, ma a me non piace. This is another idea to use Karambit that I don't use it. Mi limita un po' nei movimenti. I don't have a right movement with other fingers. Impugnato in questa maniera qua. Another right way is to use the this way to use Karambit. Okay, dove vado a lavorare al contrario, oppure senza mettere la mano nell'anello. In this case you don't have any finger into circle Karambit. È al contrario. In one way and in the second way. Noi svilupperemo le linee in questa maniera, impugnato in questa maniera. We develop the cutting line in this way. Okay. Let's go. Gli esercizi ognuno di noi ha una mano o destra o sinistra che gestisce meglio, che è più forte. Every person use the right hand or left hand in the better way. Quindi userò la mia mano forte per apprendere, perché apprendo più velocemente. Now you can start with your favorite hand. Quindi poi quando mi alleno per i fatti miei vado a usare la mano opposta. But at the end in your personal movement you have to use the opposite hand. In maniera tale da sviluppare in maniera equilibrata tutte e due le mani. In this case you will learn the Karambit use with the left hand and right hand in the right way. Okay. Allora andiamo a vedere la prima linea dell'asterisco che noi prendiamo come se parte dalla spalla
e arriva al mio ginocchio, dalla spalla destra al ginocchio sinistro. Now let's go start with the first line, first cutting line of asterisk. Okay. From shoulder, che sarebbe sulla versata qua. Leg. Okay. Non avendo un avversario, prendo il mio corpo come riferimento. Use your body to referment. E vado a passare su quella linea tenendo la, diciamo, l'arma con la punta verso l'alto. And use the carabine in this way. E ritorno sulla stessa con la punta verso l'alto. You use your carabine in the same cutting line. È importante che prendano come riferimento il proprio corpo. Image your body. Perché nel combattimento. And use cutting line with your body. Che non devono andare oltre il proprio corpo. The cutting line is from shoulder to neck, and that's enough. Okay. Nel combattimento. With your opponent. C'è una regola fondamentale, la prima regola che si studia. This is the fundamental rule. È la regola del corridoio. che è lo spazio che occupo da spalla a spalla. In this case, I made an island from me to your opponent, and in this island there is a movement from shoulder to neck. Nel momento in cui la mia arma va fuori dal mio spazio, if your weapon va oltre il mio corpo, goes under your neck, under your body, libero l'attacco per il mio avversario, si apre un varco, l'entrata per il mio avversario. My opponent could hit me. Quindi, because I don't have any movement to defense me from my opponent. Deve rimanere sempre o la mia arma o la mia mano tra me e l'avversario. From me to my opponent, always there is or my hand or my carabine. Nel momento in cui apro, lui entra, io sono fuori dalla linea. In this case, I don't use the carabine in the right way because my carabine is other my opponent. Se la mia arma è al centro, la mia arma deve rimanere davanti per proteggermi. My weapon is from me to my opponent. In maniera tale che se lui riattacca ho subito la linea. So in this case, if my opponent try to hit me, I can defend me because I have my forearm, my weapon. Nell'attacco vado ad aprire. If I have my hand or my weapon behind my opponent, quindi devo rimanere sempre. Nello spazio. My opponent can hit me, but if I have or my hand or my weapon from me to my opponent in this isle, okay. Isle is from me to my opponent. Okay.